Ok, ciao, benvenuti al nostro evento del 3 ottobre 2010. Io mi chiamo Valerio De Simoni, alla mia sinistra c'è Jamie Kenyon e Christopher Devant, e noi facciamo parte di un progetto che si chiama The Expedition Quad Squad Istanbul to Sydney. Quindi in poche parole, noi andremo dalla Turchia passando per 34 paesi in 12 mesi, attraversando l'Europa, l'Africa e l'Australia, per battere il record mondiale per la distanza più lunga in assoluto su un quad, che attualmente è 27.141 km. E noi dovremmo arrivare a quota 50.000 attraversando il ponte famosissimo di Sydney, il Sydney Harbour Bridge, e finendo là all'Opera House. Quindi, diciamo, come progetto ci sta il record mondiale, che finora abbiamo fatto più o meno 10.000 km attraversando 21 paesi in 50 giorni, dalla Turchia, Grecia, Albania, Montenegro, Macedonia, proprio fino su Croazia, Austria, Bosnia, Germania e fino in Inghilterra, scendendo per la Francia e ora a Milano. Dopo Milano dovremmo andare giù a Venezia, poi a Roma a fare altri due eventi là, poi si scende a Palermo dove facciamo l'altro servizio, l'ultimo servizio con la Yamaha, e dobbiamo cambiare le ruote a un stile più adatto per il terreno africano. E poi dall'Africa, insomma dalla Tunisia, passeremo 6 mesi immersi nel continente bello, brutto, insomma, di tutto quello che è l'Africa, e dovremmo arrivare più o meno nel Zambia, vicino alle cascate del Victoria, e batteremo il record più o meno a quella distanza. Quindi l'avventura vera si svolgerà fra 2 settimane, quando il 16 ottobre credo che prendiamo la nave o il traghetto per Tunis, da Palermo. E quindi lo scopo di oggi era di... non avevamo mai pianificato un evento a Milano, perché ci sta questo evento enorme, Strada Rola, a Roma. E un paio di settimane fa, quando eravamo su un traghetto andando a un'isola in Croazia, dei ragazzi simpatici italiani che si sono messi a vedere il quadro. Oh, che figo, spiegami. E niente, ci siamo messi a chiacchierare, abbiamo detto: guarda, noi saremo pure disposti a fare un giro a Fundraiser Day a Milano, e quindi ci siamo messi a organizzare, e poi Christian mi spiegherà un po' più a lungo. Quindi finora abbiamo fatto il lancio a Istanbul, che è stato enorme, non so se voi siete stati a Istanbul, però abbiamo attraversato il ponte Bosforo, che divide l'Asia e l'Europa, quindi è stato come simbolo dall'Istanbul, ponte di Istanbul, e finendo al ponte di Sydney, da dove veniamo noi. E per qualsiasi altra domanda, i miei genitori sono romani, quindi per questo riesco a cavarmelo un pochino in italiano. E niente, poi da Istanbul siamo andati su, abbiamo fatto un altro evento, un ufficio stampa con il nostro sponsor in Olanda, poi in Irlanda abbiamo fatto un altro giro in moto con Harley Davidson, con un Celtic Thunder Club, che sono proprio tosti, tatuaggi, piercing, eccetera, eccetera, e c'erano 70 Harley Davidson, e poi c'era la scorta della polizia, insomma è stato molto bello. Abbiamo fatto un sacco di raccolta per Oxfam. E poi, niente, ora parlerò un attimo di Oxfam, che è la nostra carità, che stiamo, diciamo, direzionando tutto il nostro, diciamo, progetto, che in paragone con l'UNICEF o l'Amnesty o World Vision, che sono, diciamo, carità riconosciutissime ed enormi, sono in un certo senso un po' come una compagnia, perché ci hanno, capito, i capi, i dirigenti, i manager, eccetera. L'Oxfam è uguale in un certo senso, però tu puoi scegliere dove vanno indirizzati i soldi. E l'altra differenza è che noi andremo in
questi paesi del Sud Africa, Malawi, Mozambique, South Africa. And what's the fourth one? Namibia. Yeah. Of Oxford. Yeah. Vabbè, ci stanno quattro paesi in Africa dove andremo a fare volontariato proprio fisico, e dove andremo con i soldi che raccogliamo, più o meno 70-80 mila euro in questo anno, è la quota proprio base per noi, di costruire una pozza fresca per l'acqua, di fare un evento, un seminario per insegnargli come gestire un'agricoltura piccola, come tenersi puliti con gli strumenti, diciamo, un po' più generici, insegnargli un po' come gestire una casa, una piccola società, insomma questi piccoli programmi che si accumulano in questo programma che si chiama The Southern African Livelihoods Program, che è un livelihood, è come una vita gestita, diciamo, in un modo pratico e sostenibile. Così l'Oxfam, e come spero pure le altre carità, eventualmente si possono levare da questi diciamo, posti di problematici. Poi l'altro lato di tutto questo è che stiamo facendo un documentario che spiegherà la nostra storia vera di tre amici, tre colleghi, tre giovani e tre, diciamo, mezzi matti ma mezzi ispirati, che si sono messi d'accordo a fare un progetto unico, completamente diverso dalla norma per la nostra generazione, perché in Australia, come io conosco bene in Italia, i giovani d'oggi sono così impegnati con o l'internet o videogiochi o le feste o le droghe o l'alcol, insomma tutti i genitori sanno un po' la storia, quindi per noi è stato importante poter trovare un lato della nostra vita a cui potevamo generare un po' di ispirazione per tutti i giovani che conoscevamo su questo viaggio. L'altro lato è che scriveremo pure un libro, e con tutti gli sponsor faremo questi eventi per spargere il più possibile. Ci piace fare a questo punto è mettere su un piccolo video che spiega, diciamo, in modo più chiaro quello che sarà la nostra avventura. Poi Christian dirà due parole e saremo qua per rispondere. Right now, one in every six people around the world lives on less than a dollar a day. Fed up with the state of global poverty, 2 years ago, three guys sat down and made a decision to change the world together. So we're driving from Istanbul to Sydney on quad bikes across three continents, 34 countries, traveling 50,000 kilometres to break a Guinness World Record, and in 12 months' time, upon our return to Sydney, we're going to be crossing that bridge to make poverty history. I am Blair Agostimoni, and this is the Quad Squad Expedition. We're three guys from Sydney trying to do something great for the world. We're raising money for charity, and we're attempting to break a Guinness World Record. For me, I'd like to come back, and I'd like to say that 10% of people listen to the lessons that we've learned on the trip, I think that it'd make a difference. Jamie and I came up with the idea about going on a global challenge, something which we thought would resonate for our own grandchildren as a sort of a rite of passage, really, for us to become them. We plan to travel all over Europe to centre the entire East African coastline before returning home to Australia after crossing 34 countries. And all in just 1 year, almost completely unassisted. Not only setting a new Guinness World Record, but supporting global poverty and becoming the first Australians in history to do so. We're going to be staying from the bustling streets of Istanbul on the border of Eurasia, travelling through the entire mountains of Europe, descending down the Mediterranean coastline, and then we land in hostile northern Africa dealing with civil wars, harsh environments, all over 6 months, before traversing the Indian Ocean on a container ship, returning to Australia from South Africa. From there we begin our epic overland journey across the entire Australian continent. A non-stop global journey of friendship, adventure and discovery across the floor of the world's landmass, 50,000 kilometres, covering three continents, 34 countries, over 12 months.
This will be an incredible story of three ordinary Aussie guys doing something extraordinary for the world. We've now passed the point of no return and we are ready for our final frontier. Join us as the Quad Squad Expedition begins now. Insomma, capire un po' e sentire un po' l'emozione che sentiamo noi e vedere un po' i pericoli pure che attraversando posti come il Sudan, che ci sta una guerra civile quasi ogni giorno, un posto vicino al Somalia o il nord del Kenya, che per tre giovani di qualsiasi razza è abbastanza difficile. Per spiegarvi un po' da dove è cresciuta questa idea, so quasi due anni che stiamo lavorando tutti insieme in un ufficio a Sydney con due coordinatrici e che stiamo facendo una ricerca dalle 9 a mezzanotte, stiamo facendo pianificazione logistica, testing di ogni pezzo di materiale che vedrete, coordinare tutti gli sponsor anche in Europa e negli Stati Uniti, coordinare, mandare ogni pezzo di materiale che ci serve durante l'Africa, come 150 ruote, la benzina, che in alcune parti non ci sono, tutto il materiale di pronto soccorso, fare l'allenamento di pronto soccorso, fare l'allenamento di risoluzione di conflitti. Se uno ti viene con una mitragliatrice bisogna sapere come gestire un po' la situazione. E quindi sembra un po' casuale che stiamo qua, capito, a fare questo e quell'altro, però è un progetto enorme, che c'è una squadra dietro, una compagnia di produzione, una squadra di sponsor immenso, e quindi per noi è molto importante poter avere questa opportunità per mostrarvi quanto lavoro ci abbiamo messo e quanto cuore ci stiamo mettendo ogni giorno per aiutare non solo gli africani ma i giovani di tutto il mondo a capire un po' di qualche altra cosa che è importante. Una domanda magari, quali sono le difficoltà maggiori che avete incontrato sia nella pianificazione sia sul campo, cioè in questa prima parte del giro, e magari poi qual è un episodio divertente? Diciamo che le difficoltà sono quotidiane, che, come ti dicevo, noi a Sydney avevamo pure un terapista di gruppo, perché facendo un viaggio come avrete fatti tutti con amici o parenti, è difficile, vi mettete a litigare per qualsiasi cosa, o ridete un minuto e poi piangete un altro minuto, insomma non è facile. E quindi noi dobbiamo gestire, diciamo, i rapporti tra noi tre, e come ci diceva il nostro terapista, cioè abbiamo sette relazioni, perché siamo io e lui, lui e lui, noi tre, poi soci, poi amici, e poi c'hai la tua individuality. E quindi devi sempre gestire ogni giorno come ti senti, ti svegli male, hai fatto 500 km un giorno, 13 ore in moto, poi devi andare a mettere sulla tenda, devi cucinare, devi lavare i denti, devi scrivere un blog, devi scrivere nel diario, devi contattare il coordinatore, devi fare scrivere il record dei chilometri di quel giorno per Guinness World Records. Ogni giorno è come un lavoro, è come un'avventura, è come una lotta.